Filia, parliamo oggi di un termine greco che sembra non ricorrere nel nostro vocabolario, almeno così com'è non lo usiamo, ma che in realtà è molto presente in parecchie parole che siamo abituati a usare quotidianamente. Lo usiamo come un prefisso, sarebbe meglio dire prefissoide addirittura, ma non entriamo nei dettagli. Insomma, in termini come filantropo, filoamericano o filo sovietico, veniva usato molto spesso ai tempi della Guerra Fredda, filologo. Ecco, filia cosa significa? Filia significa amicizia, amore nel senso di amicizia. E il verbo philein in greco significa amare, tendere verso, aver caro, avere quindi un'attitudine. Quindi il nostro vocabolario italiano ha mantenuto profonda l'eco di questa idea di attitudine, no? Come dire, di inclinazione verso qualcosa. Sia come prefisso prefissoide che come suffissoide, bibliofilo, ecco, per esempio. Lì ancora c'è l'idea di questa attitudine, di questa inclinazione verso i libri, in quel caso l'amicizia verso gli americani, no? Nel filo americano, per i sovietici, eccetera, eccetera. L'amicizia, l'amore, la passione per il logos, nel filologo, il logos, il linguaggio, la lingua. Ma qual è la storia di questo termine originariamente? Perché secondo me noi possiamo e dobbiamo sentirne la potenza originaria. Beh, la filia appunto è amicizia, come ho già detto, ma è un'amicizia molto particolare, un'amicizia molto forte, potente, che ha a che fare profondamente con quell'altro termine di cui ho già detto qualcosa parlando del caos, che è Eros. Eros, ho detto, è un amore fortissimo, ma molto diverso dall'amore erotico, come noi siamo abituati a dire, pensare ai nostri tempi. Non ha a che fare con la sensualità, con la sessualità, ha anche a che fare con la sensualità e la sessualità, ma si tratta di una passione profonda che attraversa l'animo umano e che può essere diretta non solo verso gli esseri umani, ma verso le cose, verso le idee. È la grande passione. Che ci spinge a cercare qualcosa, ci spinge, come dicevamo, a cercare soprattutto ciò che ci manca, ciò di cui sentiamo il bisogno. La filia si lega sostanzialmente all'eros, si intreccia all'idea dell'eros perché è piena di passione, di amore, ma in maniera un po' più disincarnata, più elevata verso le sfere della razionalità, della ragione. Ecco. In questo senso noi dobbiamo stare molto attenti, perché Eros e Filia si intrecciano, sì, ma costituiscono una sorta di scala, diciamo. Alle origini, proprio nelle parti, diciamo così, come diceva Platone, più basse dell'animo, ma non in senso qualitativo, diciamo, nelle parti del desiderio carnale, noi siamo animati dal desiderio erotico che è sotto il segno di Afrodite, non di Eros, il bisogno e la voglia di realizzare i nostri piaceri venerei, da Venere, l'Afrodite latina, ecco. E questo Eros appunto si esprime nel desiderio in qualche modo carnale. Poi l'Eros passa attraverso tutta l'anima, che attraversa tutto il corpo, secondo gli antichi, e ci porta a cercare di conquistare gli onori, la gloria, ciò che sentiamo nel petto, no? Quella passionalità che abbiamo qui dentro, sempre, tutti quanti, comunque. Quindi un Eros che si sprigiona attraverso una passione, diciamo così, ecco, che gli antichi mettevano sotto il segno di una parola che è thumos, ma di cui oggi non parliamo, che è l'animosità, potremmo dire, parti appunto legate ai polmoni. E poi questo Eros
diventa ragione, razionalità, diventa desiderio di conquistare i grandi obiettivi, appunto, che sono legati alla nostra sfera razionale. E quindi si disincarna in qualche modo e diventa filia. Nella maniera più perfetta, più realizzata, la filia massima è tensione, amicizia, amore della Sofia, della sapienza, della saggezza, e a quella che ancora noi oggi chiamiamo filosofia, l'amore della sapienza. Alla prossima!